Ciao Max! Ciao Maria! Ciao Maria! Allora siamo belli pronti per una trasmissione, come dire, un po' frizzante, che ci permette un attimo, partendo da quella che è stata la mia esperienza, ma non per un fatto autoreferenziale, di agganciarci su un discorso che a me personalmente preme molto e che tu hai appoggiato, in quanto sì. comunque non solo per l'aspetto della formazione, quanto per l'aspetto della formazione proprio della personalità che avviene dell'identità che avviene proprio in questo luogo di cui vi parleremo. Un luogo, come dire, a te molto vicino, ma molto vicino a tanti. Tanti ragazzi, infatti è proprio per questo che ho voluto in qualche modo, cioè che ho voluto proporti questo argomento, proprio perché penso che questo sia appunto un ambiente frequentato da tutti. E parliamo di? Da molti, quindi era giusto affrontarlo, insomma, questa Andiamo tematica. Di università, parliamo quindi. Di accademia, di percorso accademico e quindi di atenei universitari. Bene, 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 bene. Tra l'altro, per me è un ricordo, è un periodo abbastanza fresco perché recentemente sono uscita dalla magistrale e quindi ho pensato di proporvi questo argomento. Infatti ti volevo chiedere proprio inizialmente questo: qual è stata la tua esperienza? Allora, sicuramente... Non è vero, Sicuramente il bilancio è stato più che positivo in merito all'esperienza, perché comunque ho potuto sperimentare quell'ambiente che è veramente un ambiente inclusivo, aperto all'importanza di far venire fuori, di far uscire fuori l'identità della persona con la sua personalità e le sue criticità e anche i suoi punti di forza. E una cosa che mi sento di dire oggi è che grazie a quell'esperienza io ho potuto capire realmente l'importanza di studiare quello che una persona sente dentro, ma allo stesso modo di poterlo fare con i giusti strumenti e soprattutto sentendosi realmente capace di delle proprie abilità e delle proprie capacità. Non c'è stato magari un momento in particolare in cui io mi sia sentita in qualche modo una persona seduta, diciamo, sì. Comunque con una situazione particolare alle spalle, ma la mia situazione era in quelle ore, in quello spazio, in quell'ambiente assolutamente vivo, una situazione di assoluta normalità. Quindi dal punto di vista, come dire, intanto della mentalità proprio, ti sei trovata molto, ti sei sentita inclusa? Moltissimo, sia con i professori che con insomma tutto il personale. Non c'è stato mai nei loro sguardi, perché sono un po' abituata, allenata a percepire appunto gli sguardi delle persone, non c'è mai stato un atteggiamento di... È sempre questione di sguardi, vedi? Esatto. Torna un po' tutto, non c'è mai stato un atteggiamento di pietismo o in qualche modo di tenerezza, ma è stato solamente un atteggiamento paritario dall'inizio alla fine. Ok, ma sai che io poi metto sempre il dito nella piaga, le difficoltà quali sono state e come sono state affrontate? Allora, sicuramente, vabbè, nel mio caso le difficoltà erano in misura maggiore legate ovviamente al discorso della barriera architettonica e quindi anche ad una difficoltà fisica proprio di raggiungimento nelle aule. Nelle lezioni, proprio perché dovevo proprio essere accompagnata fisicamente magari alle lezioni e quindi dovevo trovare una situazione che fosse in qualche modo accogliente non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista di persone che magari potevano essere deputate ad accompagnarmi e quindi a farmi vivere l'ambiente accademico e l'ateneo in un modo assolutamente naturale. E grazie a Dio ho trovato i giusti aiuti, predisposti anche dalla stessa struttura, quindi e c'era proprio un servizio di cui parlerò più avanti magari, che si occupava proprio con persone
professionisti formati proprio a seconda delle difficoltà della persona ad ottemperare a queste difficoltà nel migliore dei modi, per appunto colmare il divario esistente tra una situazione di normalità ed una situazione di particolarità. Quindi è importante avere un personale formato, perché in alcune occasioni mi è capitato purtroppo anche di recente di vedere personale non esattamente formatissimo che magari non sa che il disabile va accompagnato anche, insomma, dai servizi igienici, banalmente, insomma. Io penso che questa sia la chiave, quello che hai detto è un po' la chiave di, del funzionamento o meno di qualcosa, nel senso che poi la formazione del personale è tutto, perché si forma la persona non solo dal punto di vista della qualifica strettamente circoscritta al lavoro che magari deve svolgere o alla sua mansione, ma deve essere anche un lavoro, diciamo, un lavoro umano, una formazione umana ci deve essere dietro, proprio perché è importante capire quello di cui una persona ha bisogno, perché attraverso il suo bisogno noi riusciamo in qualche modo ad agire al meglio. E devo dire che sia nel percorso triennale che nel percorso magistrale ho trovato veramente persone umane che quindi mi permettessero di essere in qualche modo un mio prolungamento qualora io avevo, diciamo, una inadempienza data dalla mia situazione, ma che comunque non si sono mai sostituiti alla mia persona. E quindi secondo te, da questo punto di vista, l'università può fare anche, come dire, da apripista per altre istituzioni, altri ambienti in cui questa mentalità si dovrebbe, insomma, imporre? Allora, sicuramente io penso che l'università è, diciamo, a parte la scuola ovviamente, che ha un compito ancora più, diciamo, importante, perché se vogliamo è la base, diciamo, del percorso. Però l'università fornisce quello scalino in più che comunque, quando funziona e quindi quando riesce in qualche modo a dare dei giusti input, è veramente fondamentale, nel senso che aiuta anche, come giustamente tu, a fare da sentinella anche a le altre situazioni che nella vita si prospetteranno, e allo stesso tempo aiuta anche la persona che ha una problematica a pensare di essere padrona in qualche modo della propria mente, dei propri stimoli. E quindi, insomma, no, facevo questa domanda anche perché l'università, oltre a formare gli studenti universitari, si occupa sempre di più anche della formazione degli altri insegnanti, ma delle varie categorie professionali per via di corsi, insomma, sì, che si fanno negli atenei. Quindi la tua esperienza alla D'Annunzio, all'università di Chieti Pescara, è stata, insomma, positiva. Assolutamente positiva. Io penso che mi ha aiutato tantissimo a capire quanto potessi effettivamente raggiungere con le mie forze e, ripeto, con i giusti legami che sono sicuramente nati all'interno del percorso e che mi hanno anche formato al di là del percorso accademico, ma proprio come persona. Quindi sicuramente devo tantissimo all'annunzio proprio. E infatti tra poco diremo qualcosa in merito a questo, ma prima ti va se facciamo una pausa musicale? Sicuramente. Allora vediamo che cosa ci propone, anzi ascoltiamo cosa ci propone la nostra regia. Guardali lì come corrono questi qua, col corpo qui, la mente chissà, forse dentro strani viaggi, forse dietro dei miraggi o nei paraggi della creatività. Persone che vanno con mille punti di vista differenti, ma rischiando di perdere di vista cosa a cui stare attenti. Perfino il più macio può inciampare in un cliché, scivolare su un tabù, sbattere contro di te. Quante cose si danno per scontate, anche se non è periodo di saldi. Quanti fatti a cui non pensi, che non ci sbatti davanti. Accorciare le distanze è il primo passo per
diverse prospettive, ma stessa direzione. Oh, 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 oh. Diverse prospettive, ma stessa direzione. Oh, 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 oh. Motivati, uniti, risolvendo ogni situazione. Le cose appaiono in modo diverso se cambi prospettiva. Guardarsi intorno senza ragionare non ti cambia la vita. Cerchiamo successi, vogliamo tutto, sognando in grande. Ma prima di avere risposte è meglio farsi due domande. E può bastar davvero poco, sai perché? Ci sono barriere mentali più dure di quelle architettoniche. Se guardi ma non vedi, se ascolti ma distratto, puoi compiere gesti di cattivo gusto, senza tatto. Migliora in ogni istante, come si sta anche tu, puoi fare la tua parte per accorciare le distanze. Dal primo passo per andar distante, avanziamo insieme, concepiamo una visione. Diverse prospettive, ma stessa direzione. Oh, 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 oh. Diverse prospettive. Risolvendo ogni situazione. C'è chi scende, c'è chi sale, ma oltre a quelle scale, sai, ci sono soluzioni a misura universale. C'è chi sogna sta a volare, va senza scoraggiarsi mai di fronte agli ostacoli sopra il manto stradale. E a volte c'è bisogno di una luce accesa per illuminare dove l'ignoranza pesa, perché non è una condizione tecnica a impedire di riuscire a capire cosa voglia dire avere esigenze differenti, non per vizio ma piuttosto mettersi a servizio, andare oltre ogni risentimento che brucia per coltivare insieme la reciproca fiducia. Accorciare le distanze, al primo passo per andar distante, avanziamo insieme, concepiamo una visione. Diverse prospettive, ma stessa direzione. Oh, 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 oh. Diverse prospettive. Risolvendo ogni situazione. Stessa direzione. Insomma, la regia che non ti aspetti ci fa queste sorprese, è vero? Ci regala delle chicche che anche noi non conoscevamo. Il brano si intitola Stessa direzione ed è interpretato da Mike FC e Irene Manca. E noi li ringraziamo perché, insomma... ci hanno regalato questo pezzo molto carino, vero? Ah, anche no, divertente. È innovativo, ma allo stesso tempo in qualche modo fa da spalla perfetta per quello che era stato il nostro discorso in precedenza. Sì, perché in effetti mi veniva da pensare proprio adesso che essendo anche parzialmente testimone del tuo percorso universitario, un ingrediente forse che tu hai vissuto nell'università sembra una cosa che non c'entra nulla, ma è anche l'ironia. Cioè il fatto di poter comunque affrontare con un po' più di leggerezza un percorso che in effetti, insomma, io devo dire che in questo sono stata molto fortunata, soprattutto nel mio percorso triennale ho conosciuto persone che poi sono diventati parte integrante della mia vita, quindi comunque mi sono sentita proprio perennemente a casa anche dal punto di vista di tutte le persone che hanno fatto parte in qualche modo in misura maggiore o minore del mio percorso, quindi c'è sempre quella cosa di insieme si può andare veramente più lontano, e questo è stato proprio l'emblema del mio percorso universitario, sia un percorso appunto di crescita personale, di formazione proprio inerente a quello che io amavo, ma anche proprio un discorso anche di crescita di Maria come persona. Quindi, insomma, ti sei sentita veramente libera di essere te stessa? Sì, ho sperimentato tante cose di me in un territorio e in un ambiente dove mi sono sentita parte integrante del mondo, esatto. Quindi, e spesso devo dire la verità, non era in questo contesto, in questo tipo di contesto, non era mai accaduto. Quindi, per me è stata una scoperta. Sì, ma purtroppo spesso non accade.
troppo spesso. Infatti abbiamo scelto di raccontare questa tua esperienza anche per questo motivo, forse principalmente per sì, questo esatto, motivo. Era, cioè, era un, in qualche modo una voglia di dare, diciamo, in qualche modo speranza. Visto che siamo a Radio Speranza. E dire se il percorso antecedente appunto a quello accademico era stato un po' ricco di insidie, quello accademico mi ha in qualche modo ripagato e mi ha permesso anche di capire che a volte i mattoncini che avevo messo sono andati a buon fine, ecco, perché comunque ad oggi sono pienamente soddisfatta. E infatti ti sei segnata una frase, vero? Ce la vuoi leggere? Io in realtà mi ero segnata questa frase, però l'avevo un po' ideata io sulla base, cioè non è una frase di autore questa volta. Gli aforismi di Maria. Riprendo sempre la metafora del viaggio, perché è una cosa che proprio mi piace. Non solo a te, perché come sai, nel momento in cui sai che nel momento in cui penso alla vita di qualcuno, di ognuno di noi, sì, penso che in qualche modo sia un po' un viaggio, dove ogni fermata, mi immagino un po' la stazione, dove ogni fermata dove uno poggia il bagaglio vuol dire in qualche modo sono arrivato fin qui per ora. Okay. E quindi diciamo, ho immaginato di aver appunto poggiato, come se avessi poggiato la valigia davanti all'Ateneo, perché appunto ho terminato il percorso. E ho immaginato proprio quanto io sia stata fortunata, yes, a poter intraprendere questo percorso, a diventare appunto grazie a questo percorso almeno formalmente la persona che auspicavo di diventare. E alla fine tutti i percorsi nella vita ci portano a delle mete che nel tempo, quando il tempo passerà, ci ricorderemo con un sorriso. Certamente. La frase è? È praticamente inerente al discorso del percorso. Cioè, la meta porta a prescindere a dei risultati e dei traguardi unici e meravigliosi che poi nella vita ci porteremo sempre dietro e che fanno parte, okay, della persona che diventiamo. Insomma, vuoi che la legga io? Esatto, ho capito, sì. Va bene. Allora, la frase di Maria è la seguente: tutti i viaggi della vita portano a mete uniche solo per il fatto di averle potute a mete meravigliose e uniche, cioè, meravigliose vedere uniche se solo per il fatto di averle potute vivere, esatto, e a scoprire appunto, esatto, queste mete, esatto, sì, assolutamente. Ed è, in effetti sì, è un po' una metafora anche della nostra trasmissione, mi sa, vero? Sì, è un po'... Io in realtà veramente penso che a volte diamo un po' per scontato le cose che possiamo vivere, pensando magari a quelle che non possiamo vivere, anche per motivazioni più o meno gravi, diciamo, più o meno importanti. Oggi sto facendo un lavoro anche su me stessa, svelo anche questo segreto, perché più si va avanti con l'età, insomma, più si cresce e più magari si tende a focalizzarsi sul pensiero di magari se avessi avuto una vita diversa avrei fatto cose diverse, avrei potuto sperimentare cose diverse e sicuramente più ricche, diciamo, di avventure, diciamo, di varia natura, dalle rinunce, tra virgolette rinunce, che uno deve fare nella propria vita, perché io sono convinta che anche i nostri ascoltatori per un motivo o per un altro le hanno fatte. Certo. In qualche modo sono comunque delle rinunce che hanno dato molto della persona che sono e che siamo tutti. Quindi diciamo, sto imparando e cerco di trasmettere con questa puntata, ma anche con quelle che verranno, la sensazione di prendere dalle nostre rinunce dei punti di partenza o di ripartenza, ecco. E allora, se magari qualcuno di voi ha voglia di condividere anche delle considerazioni su questo, ci può scrivere a radiosperanza@diocesipescara.it. poi esiste invece la possibilità di contattarci su Facebook digitando Radio Speranza, su LinkedIn, YouTube e Instagram. Stavolta abbiamo detto insieme, perché non sapevo che ti avrei guardato. Lo sguardo era quello proiettato verso di me.
digitando Radio Speranza Pescara, e poi siamo sulle varie piattaforme di streaming, Radio Italiane, Radio Garden, TuneIn, sempre digitando Radio Speranza Pescara. Non dimenticate gli 87.6 MHz, perché ci sentite in tutto l'Abruzzo con il DAB Plus. Insomma, siamo dappertutto, Maria. Facciamo compagnia in più modi. Eh sì. Tu alla prossima ci sarai, certo, vero? Certo, sempre qui. E allora, alla prossima. Alla prossima, ciao. Ciao.